Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo secondo appuntamento con The Bus. Continuiamo i nostri video di esplorazione del titolo. Quest'oggi andremo sempre in gioco libero, ma andremo a vedere l'altro autobus, quello più lungo, e andiamo anche a vedere l'altra tratta, perché abbiamo visto metà, diciamo, della prima e oggi ci andiamo anche a vedere la seconda. Proviamo a cambiare magari anche mese, sì, se c'è più probabilità che possa variare anche il meteo. Diciamo partiamo il 10 novembre, andiamo un po' a aumentare anche l'orario per vedere un po' più nell'imbrunire come è visivamente. Abbiamo visto di giorno, vediamo un pochettino di più verso sera. Purtroppo tenendo premuto non scorre, quindi tutte le volte devo cliccare, perdonate il rumore del mouse. Ok, diciamo che per le 19 possa andare bene. Meteo sempre realistico, ok. Così vediamo un po' anche quest'altra tipologia di autobus, tanto comunque è uguale all'altro, solo un po' più lunghetto. Ok, quindi ora è sera, barra notte, vediamo anche come detto il colpo d'occhio del titolo ed ecco appunto l'autobus nettamente più, togliamosi da mezzo che magari ci arrotano, nettamente più lungo rispetto a quello precedente, quindi dobbiamo anche cercare di prestare un po' più di attenzione durante le nostre manovre. Come sempre entriamo, ci sediamo, accendiamo il 4. Dobbiamo partire alle 19, sono le 18:55, quindi possiamo aspettare ancora un po'. Facciamo inizia, numero vettura qui 85 508. Enter. Ok. Dovrebbero ora salire, eccoli appunto le persone che stavano in attesa. Tra l'altro, avendo messo. Ah, salve, lei deve fare subito il biglietto. Allora, biglietto singolo AB. E ok, ce dai 4 euro. Noi gli diamo un euro. Tenga. Dicevo, avendo messo comunque un periodo più invernale, i pedoni ora hanno il cappuccio, i guanti, insomma, comunque sono vestiti. Come dovrebbe essere, insomma, del periodo, quindi non è male, insomma, questa ci sta come attenzione al dettaglio. Allora, 56 dovremmo, vabbè, partiamo, dai, tanto ne sta a perdere tempo qua. Ok, mettiamo il climatizzatore, accendiamo i fari che insomma qui ora è notte. Ok, non so, no, questi sono. Ok, chiudiamo la porta anteriore e direi che possiamo anche andare perché insomma, magari se partiamo un po' in anticipo non succede niente, dai, magari sono pure più contenti. Ok. Iniziamo quest'altro tour, ovviamente ragazzi vedremo soltanto un pezzo, visto che comunque sono abbastanza lunghetti e non ho voglia di portarvi un video troppo lungo. È giusto per prendere un primo contatto con il titolo e vedere effettivamente di che cosa si tratta. Di sera pure non è male il colpo d'occhio generale della città, non è affatto male. Vedremo come sempre come andrà a svilupparsi, come vi ho detto anche nel primo appuntamento, anzi andatelo a recuperare se non l'avete fatto, dove spiego un po' un pochettino più nel dettaglio il titolo. Spero facciano un buon lavoro anche per quanto riguarda il comparto multiplayer, più che altro per avere un'idea un po' di come sarà, di come poter appunto usufruirne le varie. Aspetti, scusa, polizei, aspetta un attimo. Le varie modalità, insomma, se c'è possibilità magari di far parte di tutti di un'unica compagnia, insomma, quindi sono molto curioso di sapere come verrà strutturato.
Allora, apriamo intanto tutte le porte, questi che entrano, salve signore, salve, salve, tutti che abbonamento, eh? Ok. Siamo decisamente in anticipo, però meglio così. Ok, ci hanno chiamato intanto la sosta. Abbastanza vicina, quindi non ci perdiamo troppo tempo ad arrivare. Ok. Le porte. Sempre qualcuno che sale, qualcuno che deve fare biglietto. Sì, lei signora, sono entrate tre persone uguali praticamente. Allora, biglietto singolo a Villa mi dà sempre 4 euro, io stampo il biglietto, il resto di 1 euro. Vada, vada. Ok, sono saliti o scesi tutti, possiamo anche andare. Ok, facciamo un po' di prepotenza, man mano che siamo più grossi, magari questo si ferma, non si ferma ovviamente. Esci. E allora? Ok, per quanto riguarda i frame, la sera fatica un po'. Sono sui 50-51, sono sempre in 2K, quindi 2560x1440, tutto al massimo. Quindi più qua. Di giorno nell'altra tratta non ho avuto problemi, principalmente eravamo sui 60, qui di notte nella seconda tratta vado sui 50-57. Certo, dovrei fare eventualmente il confronto con la medesima tratta di giorno per vedere se è un problema di giorno o di notte o se è un problema della tratta, diciamo che c'è qualche cosa che possa questa parte della città possa dar fastidio e quindi mi diminuisce i frame, però insomma comunque è abbastanza godibile il titolo, alla fine non è che stiamo a fare niente di competitivo, che bisogna avere un sacco di frame, ma non siamo manco a 30, insomma, quindi va, ogni tanto c'è qualche micro scattino, però insomma niente di eccessivo. Allora, questi stanno a fare un giro intorno alla cosa per entrare, però va bene. Ok, salve, non potevate venire dritti per dritti? No, vabbè. Hanno voluto far così, va bene. Ok, proseguiamo. Il navigatore si è di nuovo bloccato. Sono ovviamente alcune cose che bisogna andare ancora a sistemare. Ho detto il gioco in accesso anticipato. Ci sta, ci sta. Ok, altra fermata, chiamata. Ah, ma qui è per il bus, eh? Sì. Ancora non mi è chiara le varie corsie preferenziali. L'altra volta c'era la ciclabile e mezzo e stavamo camminando su la ciclabile, che non era proprio il massimo. Ok, dai, siamo tremendamente in anticipo, quasi 20 minuti in anticipo. Vediamo un po' se magari proseguendo questo margine rimarrà uguale o se si assottiglierà magari per del traffico che troviamo. Volevo vedere anche qualche condizione climatica, vediamo un po' come erano, insomma, come si comportavano. Purtroppo ho messo sì dinamico, però ecco, per il momento non c'è ancora dato la possibilità di vedere qualche cosa di diverso dal sereno. Comunque, altra fermata. Apriamo come sempre tutte le nostre porte. Salve, salve, salve. Entrate, entrate tutti. Ok, perfetto. Andiamoci. C'è a sinistra. Altro semaforino rosso. Sono anche presenti i famosi tubi che ci sono a Berlino, per chi magari c'è stato saprà. Sono praticamente dei tubi che servono a risucchiare, diciamo,
l'acqua presente sotto la città, in quanto la città è costruita su della zona particolarmente paludosa, quindi viene aspirata l'acqua dal sottosuolo per tenerla, diciamo, a un livello controllabile, e viene poi incanalata appunto in questi tubi, viene poi buttata o nei canali di scolo, insomma. Per questo in alcune zone della città sono presenti questi tubi. Si possono trovare anche di diverso colore, non hanno un impiego, diciamo, diverso dall'altro, è semplicemente un fatto, insomma, diciamo stilistico, per cercare di diminuire l'impatto che hanno questi tubi sulle persone, insomma. Hanno scelto dei colori che possano essere abbastanza aggraziati, diciamo. Allora, biglietto singolo, abbia anche per lei. Anche lei mi dà 4 euro e gli do un euro di resto. Va, vadi, vadi. Ci ho premuto. Scusi, la macchinetta alcune volte non funziona. Ok. E andiamo, andiamo. Siamo andati belli spediti, eh. Sempre qua il navigatore si dimentica, io devo vedere dove cacchio dovremmo girare. Ok, la tratta è praticamente la stessa, però la stiamo facendo a ritroso. Ok, quindi dobbiamo girare a destra qui. Vediamo se non sbagliamo, perché l'ultima volta abbiamo sbagliato e abbiamo dovuto fare un po' di impicci per fare retromarcia e tornare indietro. Quindi in questo periodo meno si sbaglia e meglio è. Assolutamente. Vedere più avanti sono di nuovo questi tubi, si trovano anche lungo i marciapiedi, insomma, non necessariamente ora che sono là in alto a sorreggere i semafori, principalmente nelle zone centrali si dovrebbero vedere. Allora, qui dobbiamo svoltare a destra. Ok, è già verde per noi, quindi perché cazzo non camminate? Allora, dai. Sempre noi allarghiamoci un pochettino, perché insomma abbiamo anche l'altro pezzo dell'autobus. Siamo un po' più lunghi rispetto a quello normale. Qui addirittura il limite è di 20 km orari. Sono, insomma, dei lavori in corso. Vedete, sulla destra ci stanno questi i tubi. Ripeto, purtroppo ci sono stato pochi giorni a Berlino, una volta sola, quindi non saprei riconoscere eventuali luoghi, però se c'è qualcuno che la conosce meglio può darmi un feedback se effettivamente esistono, cioè, esistono, però se effettivamente è stata ricreata in maniera accurata, perché, insomma, a detta dei sviluppatori, la città dovrebbe essere stata creata a mappatura 1-1, quindi dovrebbe essere tutto abbastanza reale, però ecco, non avendoci un feedback reale, non saprei dirvi se effettivamente sia così o meno. Diciamo che ci fidiamo di quanto ci stanno dicendo. Allora, pronti verso la prossima fermata. All'arrivo è 19:24, siamo ancora molto molto in anticipo. Serata che sta partendo. Che cazzo devi fare tu? Non lo so, stava per buttare così a caso. Dicevo, serata tranquilla, non troppo trafficata. Ok, eccoci qua. Come sempre apriamo le porte. La signora ha biglietto, niente. Ok, gente che è già uscita e possiamo andare. Dai, andando abbastanza bene, direi. Pure belli belli spediti a chi in anticipo, direi. Provano, tu stai fermo lì. Tu, bravo, fermo. Per il momento non abbiamo trovato niente di particolarmente strano per quanto riguarda l'intelligenza artificiale rispetto allo scorso appuntamento, che abbiamo visto degli episodi molto molto particolari. Quindi per il momento si stanno comportando bene, speriamo che continui così.
Perché insomma l'intelligenza artificiale del traffico ovviamente è parte importante dell'esperienza, insomma se si comporta pure a cacchio ci sta, perché ovviamente non è che tutti per strada siamo tutti belli precisi, quindi ci sta che magari qualcuno possa fare qualche cacchiata, però insomma quanto abbiamo visto lo scorso appuntamento sarà un po' troppo esagerato. Diciamo. Allora, ci hanno chiamato la sosta. Zona strettine rispetto, insomma, alla nostra mole, però comunque ci stiamo comportando bene. Per fortuna rispetto a Tourist Bus non ci sono tornanti, quindi queste sono abbastanza dritte, quindi non abbiamo grossi problemi per fare le curve. Ok, prego signori, venghino venghino. Ok, forza forza, stiamo andando bene, ragazzi, stiamo andando bene oggi. Devo dire che col fatto comunque che principalmente se va dritti, anche avere non tutta la visuale del cruscotto, diciamo, non è un problema rispetto a Tourist Bus, che appunto c'erano i tornanti, i curve strette, eccetera. E ovviamente avere una maggiore visuale aiutava non poco, mentre adesso mi sento abbastanza sicuro. Poi magari ci ho fatto l'occhio a furia di giocare a Tourist Bus, però insomma non è un problema da questo punto di vista, ripeto, si va principalmente dritti, poi quelle volte che si gira comunque si fanno senza grossi problemi. Allora, apriamo qui altra fermata. Ah, ok, lei signorina, mi scusi. Biglietto singolo ABC. Ok, so. Da 4 euro gli do 20 centesimi, tenga. Ok, vediamo. Tutto e andiamo. Scusi, lei in mezzo che sta facendo? Andiamo, signori. No, tu stai fermo, tu stai fermo. Guarda, signori. Ma che cazzo fa? Ma frena e poi cioè, passa e poi mi inchioda davanti. Ma io non lo so, Ma io non lo so, Scusate, signori passeggeri, ma qui le persone non sanno guidare. Ed è un casino. Allora, svoltiamo qui a sinistra, proseguiamo il nostro tour. Alla fine, ecco, l'autobus più lungo per il momento non ci sta dando nessuna rogna particolare. Ok, prossima fermata è proprio più avanti. Andiamo a vederla anche un po' fuori il nostro autobus, che si sta comportando molto molto bene. No, non è male, dai. Ok, ci siamo subito qui in fermata. Perfetto. Prego, saliti. Io apro tutte le porte, così chi vuole entrare da una parte e chi vuole uscire dall'altra può farlo. Ok, questo è il biglietto. Come sempre, i soliti 20 centesimi. Lei, signora, biglietto singolo AB. È da 4 euro. Gli devo dare 1 euro. Prego. Ok, apriamo le porte e direi che possiamo anche andare, che scottiamo pure che è verde. Dai che è giallo, siamo passati. Ok, non abbiamo ricevuto multa, non so manco se ci stanno effettivamente, però era un giallo pieno quello che abbiamo preso, insomma. Ok, quanto manca, in verità? Siamo più o meno a metà strada, insomma. Come sempre non volevo farvi tutto il tragitto, anche perché una volta che si è arrivato alla fine dice solo ok, è completato e basta. Cioè, comunque la modalità gioco libero, quindi non ti dà nient'altro, ti dice solo che hai terminato il giro e basta, insomma. Quindi anche se non lo portiamo a termine non vi siete persi niente nel finale, insomma. Ok,
anche perché non sono implementati i punti esperienza o altro, quindi per il momento è soltanto una prima visione del titolo per vedere che cosa effettivamente ci aspetta e lo stato anche dei lavori. Ok, qua inizia un pochettino a laghicchiare. Ok, ci fermiamo qua. Ok, prego signori, lei nessuno ha bisogno del biglietto, ma io così. E andiamo, vai, vai, vai. 19:31 partenza, 19:13, stiamo abbondantemente in anticipo, dannazione. Il fatto che comunque non abbiamo aspettato all'inizio, abbiamo guadagnato del margine che comunque stiamo mantenendo egregiamente, direi. Quindi ci sta, insomma, ci sta. Come vi ho detto, speriamo che questa cosa della puntualità, eccetera, possa poi andare a incidere magari sul resoconto finale, dando magari del bonus nel caso in cui si siano rispettati gli orari e magari anche dei malus se si sta andando un po' troppo in anticipo, perché insomma, se si è programmato che bisogna arrivare per quell'orario, all'arrivare troppo in anticipo potrebbe essere un problema, insomma. Quindi ci sta che in entrambi i casi possa darci delle penalizzazioni eventualmente. Però per il momento non è implementato niente, quindi dobbiamo pazientare e vedere i prossimi sviluppi, anche perché non mi pare che non ci sia una data di uscita prefissata, se non quella appunto dell'accesso anticipato che è stato qualche giorno fa, quindi non sappiamo effettivamente come e quando sarà finito il titolo, speriamo presto in verità. Però ecco, dobbiamo per il momento pazientare. Vi ricordo che il titolo lo potete trovare su Steam al prezzo di 25 euro e qualche centesimo, ora non ricordo precisamente, però insomma comunque un accesso anticipato, il prezzo non è poi così impossibile visto comunque gli sviluppi futuri del titolo. Quindi se vi piace la tipologia di titolo, anche se come potete vedere adesso le texture non si sono caricate del camion che abbiamo davanti a noi, però sono ancora problemi di gioventù che sicuramente verranno poi sistemati sui prossimi aggiornamenti. Allora, ragazzi, direi che ci arriviamo alla prossima fermata e poi ci possiamo anche salutare perché, come ho detto, è soltanto un primo approccio, non ho intenzione di fare né serie né niente. Ovviamente aspettiamo che ci sia un po' più di carne al fuoco per utilizzarlo nel migliore dei modi. Ecco, piano piano sta caricando la texture e questo potrebbe anche crearmi problemi di frame, il fatto che comunque il motore gioco stia ancora caricando effettivamente delle texture vuol dire che non è ancora ben ottimizzata la cosa. Però ripeto, ci sta, è un accesso anticipato, questo può essere diciamo perdonato, poi vediamo poi quando tutto sarà, diciamo, rilasciato in maniera completa, se ci sono appunto ancora questi problemi, potrebbe essere insomma, un problema, problema, scusate il gioco di parole. Però sono fiducioso anche perché non mi era mai capitato di vedere delle situazioni del genere su Tourist Bus Simulator, quindi sicuramente andranno a migliorare le cose. Ok, ci siamo quasi, ragazzi, quasi 786 metri alla prossima fermata. Abbiamo anche un po' di traffico qui che comunque ci fa perdere un po' di tempo. Ok, è tutta dritta qua praticamente, quindi ci sono problemi. Ma cazzo, che succede qua? Restringimento? No, ok, si vede che quelli dovevano andare a sinistra, si sono spostati.
Questi cazzo dei camion che sporgono, però un po' particolare la cosa. Noi dobbiamo girare a destra, quindi insinuiamoci da questo lato. Speriamo che non fa botte. Mamma mia, come stiamo pure appiottando un pochetto, eh? Attenzione, fratello, ma mi vedi, porca troia. Non lo so, Penso che gli abbiamo preso la fiancata al tipo forello. Ok, svoltiamo qui a destra al momento che parte, insomma, il semaforo, poi svolta a sinistra e arriviamo alla fermata. Diamo un'altra occhiatina fuori. Comunque, mi ripeto, il colpo d'occhio generale può anche essere gradevole, insomma, niente di che. Ma neanche particolarmente brutto, insomma, non ho capito perché quello che ha gippetta si è fermato a 3 km, che siamo un po' lunghetti noi, però insomma non ne vedo il motivo, a meno che pure lui non deve girare a destra come noi. No, a quanto pare doveva andare dritto, niente, avevamo solo bloccato un po' tutto il traffico. Ok, giriamo qui a destra, bravo fratello, con questo cazzo di camioncino. Ah, qua devo andare a sinistra, aspetta, aspetta, sto a fare un casino. Aspetta. Sto insinuando qui. Ok. Ci siamo messi. Oddio, qua abbiamo preso la fiancata o quasi. Cazzo. Senza il quasi, qua abbiamo preso la fiancata del tizio. Vabbè, mi spiace, pagherà l'assicurazione. Troppo. Oh, fermate, fratello. Visti con sto camion che stava a partire, ho fatto via un corpo. Ok, eccoci qua arrivati in perfetto orario, se non addirittura tanto in anticipo. Prego, signore o signorina, non lo so, prego signore. Perfetto. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo anche salutare qui, perché come vi ho detto è semplicemente dei video così. E scoprire il titolo, come sempre, voi fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti. Io vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo al mio video. Se vi fa piacere lasciarmi un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, a voi non costa assolutamente niente, visto che ci sono molte persone che non sono iscritte al canale ma che comunque usufruiscono dei video, ci mancherebbe, però insomma, se volete magari ringraziare in qualche modo. L'iscrizione al canale è molto molto gradita. Come vi ho detto, fatemi sapere che cosa ne pensate del titolo e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!